A lei. Enel è sempre più vicina ai propri clienti e a chi lo vuole diventare. Da oggi anche qui ad Agropoli, che è una città molto grande e vivace, è possibile quindi in questo nuovo punto Enel diventare clienti per energia elettrica e gas e gestire le proprie forniture. Oltre a questo è anche possibile acquistare i nuovi prodotti di efficienza energetica, LED, biciclette, caldaie, climatizzatori. Agropoli è una bella città, vivace, ci aspettiamo subito, fin dai prossimi giorni, una bella affluenza. Quali saranno i vantaggi per i cittadini di Agropoli e non solo, anche dell'intero comprensorio, a venire in punto Enel? Enel è molto attenta ai propri clienti, che pone sempre al centro, e al territorio, ed ha quindi una presenza territoriale molto importante. In Campania e Calabria abbiamo oltre 70 di negozi come questo. Quindi il primo vantaggio che c'è per il cittadino è di avere la possibilità di avere un punto di riferimento fisico aperto 5 giorni a settimana, dove può venire sì a fare un nuovo contratto e quindi a informarsi su quali siano le migliori offerte in questo momento, ma anche per fare qualunque tipo di operazione di gestione, quindi non solamente un call center o il web, che sono strumenti sicuramente funzionanti e utili, ma anche un contatto fisico, un consulente, una persona che qui è a disposizione per dare dei consigli a 360 gradi. Siamo felici dell'apertura di questo punto Enel. Noi siamo ormai stati abituati, nostro malgrado, tutti i cittadini, a confrontarsi con un call center, un interlocutore che non vedi e che non ti sa dare le giuste notizie e che probabilmente poi devi chiamare, richiamare. Avere l'opportunità di nuovo di avere un rapporto con un interlocutore fisico, che tu vieni, ti fermi, ci ragioni, sai che è lì, lo puoi andare a trovare, io penso sia un servizio essenziale che i cittadini chiedono e che quindi questa apertura dà. Quindi siamo molto contenti, insomma, di questa iniziativa che l'Enel dà. Tra l'altro, sapete, l'Enel è un'azienda importantissima in Italia che, oltre a gestire questo ufficio in particolare, ma l'azienda in generale, servizi che riguardano l'energia elettrica, ormai è aperta a 360 gradi su tutti i servizi che riguardano il risparmio energetico e tutte le altre attività che loro svolgono. Quindi accogliamo veramente con grande favore questa iniziativa. Tra l'altro, voi sapete che ad Agropoli è cominciata anche la fornitura del metano, ormai metà della città ha la possibilità di cominciare a fare i primi contratti, e quindi questo è un altro fornitore che si aggiunge in città per creare anche un meccanismo di concorrenza positivo della città stessa. Quindi io trovo soltanto in questa apertura soltanto notizie positive, ne siamo felici e ringraziamo naturalmente i titolari di aver voluto scegliere la città di Agropoli per aprire questa attività.